Circa il 21% del petrolio acquistato dall'Italia e circa il 10% del gas italiano arrivano dalla Libia. Negli ultimi 2 anni le forniture non sono state costanti e il rubinetto ha rischiato più volte di chiudersi. Adesso però rischia di crollare del tutto sotto il peso dell'avanzata dell'ISIS e di quello sventolare di bandiere nere che da Tripoli fa tremare e interrogare oggi l'Europa. Dal punto di vista umano innanzitutto, ma anche da quello economico. I danni per l'intera nostra provincia potrebbero infatti rivelarsi pesantissimi. Il mercato libico era un mercato veramente interessante per il nostro consorzio e per le aziende piacentine in generale. Dopo la morte di Gheddafi si sperava di riuscire in poco tempo a ritornare su questo mercato. Il consorzio aveva anche, come abbiamo già detto, aveva anche programmato alcune iniziative partendo con una fiera nel settore dell'edilizia e si era già anche programmato altre iniziative per quanto riguardava il settore della raccorderia petrolifera, che per Piacenza è un settore molto importante. Purtroppo gli ultimi avvenimenti hanno fermato completamente tutti questi progetti, e anche le nostre aziende ci hanno comunicato che i contatti che avevano iniziato a prendere negli anni passati si sono fermati completamente.